Il rischio che le inseguitrici finiscano presto sul lettino dello psicanalista è sempre più concreto. Chi pensava che la sosta forzata potesse incidere sul rendimento della capolista si sbagliava. Questa regina non conosce ostacoli. Contro il Rende arriva l'ottava vittoria consecutiva. Aggiornate gli almanacchi, la Bendi Toscano sta frantumando ogni record. La striscia vincente, targata Claudio Tobia, stagione 83-84, sembrava inavvicinabile, non per questa regina evidentemente, che al granillo asfalta anche i cuginetti del Rende, eguagliando così la migliore prestazione di sempre in oltre 100 anni di storia, a Tinte Amaranto. 8 vittorie consecutive, roba da marziani. Le inseguitrici sono ormai sull'orlo di una crisi di nervi. Neppure la macumba in salsa barese è servita a qualcosa, o meglio, è servita soltanto a togliere di mezzo per un po' Denis, fermatosi durante il riscaldamento per un problema fisico. Dettagli, quando in rosa hai un Reginaldo in queste condizioni. Persino l'assenza dell'argentino passa inosservata. La regina riesce a farne a meno e, grazie ad un primo tempo stellare, chiude la pratica Rende in poco meno di mezz'ora. Tanto basta gli Amaranto per mettere in ghiaccio una gara che andrebbe sospesa per manifesta superiorità. La capolista crea e spreca con una facilità disarmante. La regina, che ritrova Bertoncini dal primo minuto, sembra giocare al gatto col topo. Gestisce la gara a suo piacimento. Quando decide di spingere non c'è praticamente partita, e l'1-2 firmati in avvio da Bellomo e dal solito Corazza è la sintesi perfetta di un primo tempo senza storia. Reginaldo dà spettacolo, inventa, si batte, regala assist. Il Rende è costretto all'angolo come un pugile suonato a tenerlo in piedi. Le parate di un Savelloni straordinario. Se l'ultima della classe regge l'urto della capolista, lo deve solo a questo giovane portiere, e lui a tenere viva una partita che la regina non riesce proprio ad archiviare. E così, come spesso accade quando sprechi tanto, il Rende nella ripresa sfrutta una palla inattiva e con Nossa trova il gol che rimette tutti in discussione, o almeno sembrerebbe. Sì, perché questa regina, di fronte al pericolo, ha la capacità di riattaccare la spina in una frazione di secondo, e grazie agli innesti di Dumbia e Rivas, in pieno recupero, rimette le cose in chiaro con 2 gol in fotocopia. Prima è Rivas a beneficiare di una giocata dell'ex Livorno. Poi, in chiusura, tocca al neo entrato Sunas sfruttare l'ennesima accelerazione di uno scatenato Dumbia. E il gol, che chiude così un'altra notte magica. Al granillo finisce 4-1 per la regina, che si ritrova così sull'ottovolante e scopre di non soffrire affatto di vertigini.